le chiavi del gioco, mentre Papadopoulo recupera in extremis Osvaldo come unica punta, assistito da Bombardini e Valiani. La voglia di non tradire le aspettative del pubblico porta i pugliesi ad essere aggressivi sin dall'inizio, con Devezza a spaventare Viviano dopo 180 secondi. Ma non consente alle due squadre di esprimersi su buoni livelli tecnici e di avere occasioni da rete, in pratica nei primi 45 minuti non se ne conta nessuno. Al 43esimo, su un cross casuale di Raggi, Gazzi si coordina bene di testa, gira sul palo lontano, ma vede la palla uscire per questione di centimetri. È l'unico brivido reale di una prima frazione a tratti inguardabile che manda le due formazioni nello spogliatoio a schiarirsi le idee. Le strigliate dei due allenatori offrono agli occhi un'altra partita d'inizio ripresa, col Bologna più intraprendente, come dimostrano gli spunti di Osvaldo e Vigiani, che cercano al 46esimo e al 51esimo di impensierire Gille, sebbene senza risultato. Ventura inserisce l'Angela al posto di un deludente Allegretti, ma il più convinto fra i biancorossi è Devezze, abile negli inserimenti da dietro e in grado di portarlo spesso al tiro da lontano. La vivacità di Alvarez sulla destra è un'arma che il Bari sfrutta solo a tratti, anche perché l'esterno non sempre riesce ad essere lucido sotto porta. Al 75esimo i padroni di casa sciupano però un'occasione colossale. L'Angela inventa sulla sinistra, serve su un piatto d'argento la palla a Kutuzov, ma l'eroe di San Siro non si coordina bene, calcia col corpo all'indietro e alza malamente sopra la traversa. Il risultato, Ranocchi e Bonucci in proiezione avanzata provano la deviazione vincente al 43esimo sugli sviluppi di una punizione, ma nessuno dei due ha l'istinto del goleador e il fortino rosso-blu non cade. Al 94esimo c'è solo il tempo per annotare l'espulsione diretta di Sforzini, reo di qualche parolina di troppo all'indirizzo dell'arbitro Velotto, dopo un normale scontro di gioco con Portanova. Al San Nicola finisce così con uno squallido nel complesso 0-0, entrambe le squadre, imbattute dopo 180 minuti, salgono a quota 2 punti in classifica, mantenendo alto il morale. I pugliesi però aspettano di avere un campo migliore per cercare di esprimere quel gioco frizzante che Ventura ha in mente ormai da 2 mesi.